depois não desbraça. Gente, vedremo proprio alla canale. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati in una nuova settimana qui a Casa Chalet. Come è andato il Buongiorno a tuo tutti, weekend? buongiorno Carmen, benissimo, un Ah, bel tutto bene. weekend in parrocchia, molto tranquillo, abbiamo fatto un po' di festa in parrocchia sabato sera anche con la pioggia, ma siamo stati nel salone ed è andato tutto Ti ho bene. seguito. Esatto. Tu mi hai Ho seguita? anche cantato. Mamma mia, meno male No, io ti ho che. seguito, ma ti ho visto in cattiva compagnia. Vabbè. Ma come? Ero con il nostro Francesco Mennillo ieri. Ma che cattivo che sei tu, guarda. E sono andata anche in fiera, eh? Sono andata anche in fiera, Oggi. infatti vedrete nell'edizione del telegiornale Ma delle tutta la bellissime settimana c'è la interviste. fiera? E certo, dopo andrò E secondo me nuovamente ci in saranno fiera. anche i ragazzi della mia parrocchia che si dovranno sposare a Oh, prendersene o no, a prendere un bene, po' di fate benissimo. info. Però oggi mi sento anche un po' in colpa, caro Don, perché ho fatto una bella domenica sostanziosa anche a tavola, ho mangiato un po' e oggi parlerò proprio anche dei sensi di colpa, ma parlerò di una problematica molto seria, che sono i disturbi dell'alimentazione. Benissimo, io invece vado su un argomento molto molto difficile da trattare, ma è una storia brutta. Questo ragazzo che l'altro giorno è stato ucciso a Napoli, due ragazzi che si sono incontrati fuori una discoteca, hanno litigato per una banalità, però dopo 7 giorni uno di loro, armato di coltello, gli ha inflitto una coltellata a cuore ed ha ucciso questo povero ragazzo. Vediamo un po'. Scopriremo tutto subito dopo la nostra sigla. Now baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ed eccoci qua. Salve. L'adozione di nuovo con la dottoressa psicologa Eleonora Russo. Sì, Tutto bene? benissimo, benissimo, grazie. Dunque, noi ti abbiamo già annunciato nella scorsa puntata, no? Già ci siamo ritrovati, abbiamo fatto una carrellata dei diversi disturbi dell'alimentazione, perché ne sono diversi. Sì, diverso. Poi abbiamo detto ai nostri telespettatori che avremmo trattato problematica per problematica. Infatti, alcuni dei nostri telespettatori, alcuni dei nostri follower su Instagram, infatti io vi invito a seguirci sia su Instagram che su Facebook, perché noi siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, potete commentare, potete inviare anche le vostre curiosità, i vostri dubbi, le vostre domande, insomma, infatti ce ne sono arrivate di diverse. Bene. Oggi parleremo nello specifico del disturbo d'alimentazione, incontrollata, Incontrollata. perché noi Sì. conosciamo bene l'anoressia. Oddio, bene, conosciamo l'anoressia, la bulimia, ma esiste anche questo disturbo. Sì. Ma di cosa si tratta? Allora, il disturbo di alimentazione incontrollata, in realtà noi lo chiamiamo, per semplificare, anche per semplicità, BED, che proviene dall'acronimo inglese, quindi Binge Eating Disorder, che è proprio un disturbo legato a queste crisi bulimiche che però, a differenza della bulimia, non sono seguite da meccanismi di compensazione a quella, per esempio nel bulimico, dopo la mangiata, di solito fa il digiuno, oppure vomita, oppure prende dei lassativi per poter in qualche modo frenare quel momento di Allora, andiamo per ordine. ipercontrollo. Che cosa succede nella persona che soffre di questo Questo disturbo? Cioè, si fa grandi disturbo abbuffate. si fa grandi abbuffate, ma non solo, per poter dire che siano grandi abbuffate vuol dire che ci sono proprio tecnicamente dei sintomi che devono essere presenti per poter dire che è una abbuffata, cioè Cioè? tipo che quella persona in 2 ore deve mangiare una quantità di cibo che una persona normalmente non mangia, che queste abbuffate devono presentarsi almeno 2 volte a settimana per 3 mesi per diagnosticare questo tipo di problematica. E poi le caratteristiche quali sono che accompagnano quello che di solito si mangia anche se non si è fisicamente affamati, Se non si ha fame, insomma. assolutamente, oppure si ha una perdita forte di controllo, cioè la sensazione che la persona ha che ha questo disturbo è proprio di perdere completamente il controllo, tant'è vero che l'emozione di cui parlavamo prima, no? Prima di iniziare la trasmissione, è che se potessi dare
o dire a questo disturbo che emozione va associata è sensazione di vergogna. La maggior parte di queste abbuffate, tra virgolette, si fanno di nascosto. Nella mia esperienza clinica spesso i miei pazienti mi raccontano la notte, no? Soprattutto perché per non essere in qualche modo sgamati dalla propria famiglia. E come fanno a tavola? A tavola di solito, infatti, quello è il problema, che a tavola loro mangiano normalmente. Quindi se una persona che incontra, una persona che ha questo disturbo, a tavola non direbbe mai, mangia normale, mangia insieme agli altri, con tranquillità, però c'è un'altra cosa importante legata a questo disturbo, che è altamente correlato all'obesità. Però attenzione, non significa che tutte le persone obese hanno questo disturbo. Chi ha questo disturbo, per la maggior parte dei casi, o per una certa percentuale, è affetta anche da obesità. Per cui si vede queste persone mangiare a tavola normalmente, però essere casomai in forte sovrappeso. Magari, no? Ma com'è che tu mangi come tutti quanti noi, sì, magari anche sì, l'insalatina, però... Questa panzetta, come va? Come mai? Infatti poi queste persone in realtà mangiano, e questa è una delle caratteristiche, il mangiare da sola, avere queste abbuffate completamente isolati dal mondo, con la possibilità che nessuno possa essere testimone di quella mancanza di controllo, perché loro raccontano proprio di non riuscire nemmeno a fermarsi, cioè riescono ad avere consapevolezza che stanno facendo, mangiando con una voracità oltre la norma, ma non riescono nemmeno a limitarsi. Perché? Da dove nasce questo disturbo? A me mi viene in mente un po', mi passano un po' di storie, no? Io penso che una persona, se il sentimento è la vergogna, io penso che in questo meccanismo in cui ci si abbuffa e si sente la vergogna, si reitera qualcosa che tu mangi nella realtà, che mangi nel rapporto con gli altri, che mangi nella tua famiglia. Quindi che cos'è? Se io mangio una sensazione di giudizio, di vergogna continua, in qualche modo è come se fosse una coazione a ripetere. In quel gesto... C'è in realtà una problematica di tipo emotivo, psicologico, ma nei confronti della vita, nei confronti di se stesso, nei confronti degli altri? Perché poi l'altra volta abbiamo anche parlato, mm-hmm, no, anoressia, bulimia, quel senso anche di vuoto, quel certo, senso anche di non sapere un po' relazionarsi, certo, delle problematiche anche nelle relazioni. È anche questo il caso? Oppure nasce da una volontà diversa? Perché ti faccio questa domanda? Un nostro telespettatore ci ha chiesto della fame nervosa. Potrebbe essere anche correlato alla fame nervosa, quindi magari dei periodi particolari. Ma fame nervosa, che significa? Cioè mangiare per fame o mangiare in più per nervosismo, sai quante volte sono nervoso, mangio cioccolato oppure patatine, il sentimento che lo accompagna, perché io posso stare nervosa, mangiare in più, però dire cavoli sto nervosa, mi perdono, no? Se invece percepisco che dopo quella mangiata in più, che casomai non è come come nel bed, però dopo ho un fortissimo senso di colpa, quella cosa mi fa mettere in atto dei meccanismi per dimagrire, allora vuol dire che quella cosa che mi è successa ha avuto un riscontro emotivo forte, importante. E allora voglio dire, che cosa, da dove proviene? Proviene da quello che tu hai assaggiato nella vita. Io penso che questo è molto importante. Se io non mi sono mai sentito apprezzato, non mi sono mai sentito amato, non mi sono mai sentito, come devo dire, accettato, perché poi qual è il problema di chi soffre di questo problema? È che come se ci fosse una colazione ripetere anche nel mondo, perché la maggior parte di questi ragazzi o di queste ragazze sono in sovrappeso, quindi poi a scuola il senso del giudizio, di vergogna, certo, no? si ripete davanti al cibo, si ripete nel mondo, si ripete nella propria famiglia. Abbiamo anche un po' un duplice aspetto, una duplice problematica, cioè la problematica legata al cibo, ma anche a quello di poi relazionarti al mondo con le tue debolezze, è anche un fisico che forse tu neanche vuoi. Puoi fare a meno di avere. Assolutamente, non puoi fare a meno di avere. Quasi come anche se fosse, perdonami, sì, perché non vorrei offendere nessuno. Quasi, e pesiamo questa cosa col cucchiaino, quasi come se fosse un handicap. Guarda, non lo so, perché non è questo tanto il concetto, nel senso che nel bed questo rapporto col mondo è un rapporto, non è come nella bulimia, dove il controllo del peso c'è. Quando le persone hanno questa problematica, loro non hanno il controllo sul... Tanto è vero che non ci sono tutti quei meccanismi di compensazione, perché l'obeso, in fondo,
non è che il suo corpo ci sta bene, in qualche modo sente anche la ragion d'essere di quel corpo così. Certo è che se uno mangia così tanto, sempre un vuoto va a compensare. Io lo ripeterò sempre, voglio dire, insieme al cibo c'è scritta la nostra storia emotiva, cioè la nostra prima forma di cibo appena nasciamo è legata strettamente alla vicinanza, al contenimento affettivo, all'allattamento, no? Quindi per il neonato mangiare ed essere amati è la stessa cosa. Quando è che lo sganciamo mai in realtà? È vero. Mai, ci sganciamo dal seno, ma non da questa sensazione che nel cibo c'è tutto questo. Senti, l'altra volta ci hai detto che molto spesso l'anoressia e la bulimia si presenta in età molto giovane. Questo tipo di disturbo invece ha una un esordio diverso, esordio nella tarda adolescenza, oppure può avvenire in momenti della vita particolari, per cui non c'è proprio un esordio molto precoce, cioè può essere una persona che a un certo punto della propria vita comincia, probabilmente ha avuto sempre un rapporto particolare col cibo, però cominciano irrefrenabilmente queste tra virgolette abbuffate, questa alimentazione incontrollata in cui si perde completamente il controllo di se stessi. Come comportarsi? Che cosa fare? Allora partiamo per ordine. Sì. Io soffro di questo problema. Ne prendo atto, cioè è facile prenderne atto di questo problema. Sì. Poi... Oddio, non è semplice, come non è semplice mai prendere quindi atto. Quindi è più semplice problemi, che no? Ci sia una persona a noi vicina che se ne accorge. Se ne accorge, perché sai Carmen, quando tu soffri di attacchi di panico è più facile comprendere che è un problema, perché l'attacco di panico non ti fa uscire di casa, quindi non è che tu devi pensare di avere un problema, hai un problema. Quando hai un rapporto col cibo dove tu soltanto lo sai perché stai nella tua stanza e quegli attacchi di fame sono tra te e il tuo cibo e tutto il resto del mondo non lo sa, poter avere consapevolezza che quello è un problema è passatempo, perché in quella a parte che c'è familiare quella sensazione di vergogna, quasi come se fosse iscritto parte nella nostra vita, per cui poi te ne accorgi quando a un certo punto casomai cominci ad avere consapevolezza che quel fisico non ti piace più, che vuoi altro, che desideri altro, e allora cominci a sentire che quello è un che problema. Consigli possiamo dare? Prima di tutto non avere vergogna, sembra una cosa è avere coraggio soprattutto nel dirsi che questa perdita di controllo così eccessiva, questa solitudine, no, che si sente in quel momento è una problematica da affrontare, perché non nasconde altro ed è importante andare in fondo a all'altro, no? quella tutto l'aspetto emotivo che c'è dietro quella problematica, per cui qualora avere non coraggio. Si riuscisse ad essere così neanche forti ma coraggiosi da non avere vergogna, no? Io mi accorgo che un mio amico, un mio familiare ha questa problematica, come mi devo comportare? Guarda, la prima cosa, io penso che non si debba mai avere un senso di giudizio nei confronti di questa persona. Loro vivono nel senso del giudizio di se stessi e del mondo, per cui giudicare o ammonire non è mai una cosa bella. L'ascolto, magari scusami, riderci un po' su, sai, vabbè, se l'altro ti dà la disponibilità un po', va. Ma se l'altro ti dà la possibilità, perché no? Anche poterci ridere su, poterci giocare su, però dipende, perché per loro questi momenti in cui se tu riesci a vedere questa amica o questo amico in quel momento, per loro già loro si vergognano da soli, se tu becchi pure per loro probabilmente è la catastrofe, e quindi voglio dire, se certo se uno ti dà la possibilità di sdrammatizzare e usare quel canale, perché no, probabilmente tenerli impegnati anche la notte magari sarebbe no, un'idea, magari è veramente affidarsi a un proprio amico, affidarsi alle persone che ti vogliono bene, poter andare un po' oltre, al coraggio, assumersi il coraggio della propria vita, la responsabilità della propria vita è una cosa molto importante. Quando è che bisogna realmente preoccuparsi e quali sono i pericoli? Poi insomma si guarisce, si cura, che tempi ci sono? Il rischio sono rischi anche metabolici, no? Perché se tu fai delle buffate così con quella voracità, stiamo parlando di persone che mangiano in 2 ore una quantità di cibo inimmaginabile, e certo le disfunzioni metaboliche che possono avvenire sono tante, e le persone possono addirittura aumentare talmente di peso, quelle che poi a cui è legata anche l'obesità, no, vediamo a volte in questi programmi, no? Dove questa obesità diventa una cosa abbastanza molto patologica, importante, per cui ci sono proprio anche delle problematiche legate soprattutto a una questione medica. Si può guarire? Assolutamente, io questo ci tengo a dire, ecco. È un disturbo, non è una malattia, e ogni disturbo ha la possibilità di essere... È meno grave della bulimia e dell'anoressia?
Tutti, io penso che dipende dalla cronicità di certi disturbi. Non lo so se possono trasformarsi. Tutti i disturbi possono trasformarsi con l'amore delle persone, con il lavoro che si fa su di sé. Il lavoro su di sé è importante, il coraggio di fare un lavoro su di sé è importantissimo per poter togliere dalla radice questa problematica, altrimenti ci si lascia sempre un po' degli strascichi. Ho visto persone superare l'anoressia ma portasse comunque degli strascichi nella loro vita, per cui sicuramente avere il coraggio di andare a togliere, proprio a stirpare le radici. E poi ovviamente consigliamo sempre di avere un rapporto importante con dei professionisti, sì, sì. Come nel caso insomma tuo, anche voi della cooperativa sociale Mondo in Cammino fate un grandissimo lavoro anche soprattutto per i più piccoli, per i più di prevenzione. Noi facciamo questo sport e l'ascolto nelle scuole perché Giovanni Leonardi con la cooperativa ci tiene molto alla promozione del benessere. Essere in una scuola con uno sportello ascolto significa promuovere, prevenire, ma anche promuovere la stima, promuovere la capacità di sentirsi delle proprie competenze, certo. Lavorare sulle competenze dei bambini. Lo sportello ascolto non lavora sulla patologia, lo sportello ascolto lavora sulle competenze e sulle risorse, quindi promuove. Però io ci tengo sempre a precisare, no? Perché delle volte non vogliamo creare chiaramente allarmismi, perché non è detto, delle volte capita abbiamo fatto la buffata, abbiamo tenuto le merendine, la cioccolata nascosta nel mobiletto, disperati per amore, quel barattolo di quella cioccolata, fatto, ad esempio ieri io ho mangiato proprio alla grande e la prima cosa che ti ho detto, oddio, c'ho dei sensi di colpa immensi. Questo non significa che ho qualche disturbo. No, bisogna. Fa tutto, come direbbe la mamma di una mia amica, è vita. È vita, assolutamente. Cioè, la vita è una sfumatura di cose. No? Assolutamente. Cioè, parliamo di questi disturbi, ecco, quando sono scadenzati, quando... Sì, ci devono essere proprio delle cose, dei criteri, del DSM 4, 5, che c'è... Ai genitori. Io immagino vedere un figlio un po'... così può creare ansia. Come facciamo a gestire anche l'ansia del genitore? Sì, l'ansia del genitore è la grossa problematica, in realtà sto scherzando, però certo che per un genitore, io quando andavo dal dietologo vedevo sempre questi bambini accompagnati dai genitori e tutta la loro aspettativa. Io penso che bisogna accompagnare un figlio a un rapporto importante col cibo senza troppa ansia, perché l'ansia non aiuta. Allora se notiamo che il nostro figlio non ha un buon rapporto col cibo, sul cibo scarica tutta la propria ansia. Il cibo è un amico, il cibo comunque è un alleato. Il rapporto col cibo può cambiare, no? Deve cambiare. Un genitore ha una grossa chance. Io dico sempre che i genitori sbagliano sempre. Io sono genitore, no? Allora quando è nato mio figlio dicevo, ma come si fa, no? L'ansia di sbagliare. C'è una mia carissima amica che saluto, Luisa, che mi diceva sempre, Leonora, guarda che un genitore può riparare. Questa frase mi aiuta e quando sbaglio mi accorgo dopo, dico sì, ma io sono un genitore, mio figlio mi amerà comunque sempre, posso riparare. Quindi io consiglio sempre ai genitori di, piuttosto che di restare, no, sulla propria posizione, di sentire che si può riparare e cambiare dei comportamenti. Quindi noi comunque non è che vogliamo dire non mangiate o mangiate. No, per carità, mangiate fa bene. Tant'è che il cibo è bellissimo. Noi adesso vi proponiamo una bella rubrica di pasticceria, perché i dolci più buoni al mondo sono qua allo Chalet del Centro. Adesso vi presento uno dei dolci preferiti del mio papà, la Millefoglie. Però questa è un po' particolare perché è caramellata. Madonna. Buonissimo. Guardate. Buonasera amici dello Chalet. Sono Emanuele, lo chef pasticcere dello Chalet. Oggi andiamo a preparare la nostra millefoglie caramellata con crema alle nocciole. Ovvero, la base della millefoglie è la pasta sfoglia, un impasto molto semplice, fatto con farina, acqua, sale e burro all'interno. La crema invece, riguardo alla crema, facciamo una crema chantilly con le nocciole tostate all'interno e poi caramellate. Inseriamo all'interno della crema chantilly e otterremo una crema chantilly alla nocciola. Questa è la nostra millefoglie caramellata. Queste qua sono le nostre nocciole che prima le abbiamo tostate nel forno, poi le abbiamo caramellate e poi le abbiamo raffinate nella raffinatrice. E queste qua andranno all'interno della crema chantilly. Noi già ci siamo preparando un po' di crema per fare questa diretta di oggi. Eccola qui. Ora non ci resta che assemblare i nostri strati di millefoglie e andiamo a fare questa monoporzione.
Benissimo, mi dicevi fuori onda che c'è una bella realtà. Sì, io l'altra volta per caso con la cooperativa Mondo in Cammino ero in riunione, questa riunione si teneva a Mugnano, e a Mugnano ho scoperto che c'è un centro per i disturbi del comportamento alimentare molto bello, tra l'altro nuovissimo, che funziona, mi hanno detto, anche molto bene, per cui anche c'è un posto dove andare a dire a qualcuno: guarda, ma mi succede questa cosa. Anche un dubbio magari, un dubbio, ma anche come si fa ad avere un rapporto diverso, la domanda che avete fatto a me, come si fa a controllare questa fame nervosa, no? Lì ci sono delle persone, che nutrizionista, il medico, lo psicologo, cioè che possono aiutarvi ad avere una risposta molto più completa, no? Fatta di tanti aspetti. Allora, il nostro tempo a disposizione è terminato, però prima, prima parliamo di cibo, si è fatta una certa. Voi potete ordinare qui il vostro pranzo, anche da sport, ma vediamo che cosa ci offre oggi lo chalet del centro, che cosa ci propone. Vediamo. Allora, prosciutto e mozzarella, buonissimo, una bella caprese, alici marinate, pasta e fagioli. Farro all'insalata, salmone alla piastra con insalata, filetto irlandese, perché pensate che qui c'è una vasta gamma di carni, potete sceglierle direttamente, sono qui buonissime, bellissime. Poi abbiamo la ciabattona con bresaola, insalata, formaggio e pomodorini. E poi ancora abbiamo un'insalatona mista con insalata, appunto mozzarella, olive e pomodori. E poi per terminare una bella tagliata di frutta. Io andrei proprio sul leggerissimo, perché appunto, ad esempio, questo modo di fare non è grave. Io ieri mi sono abbuffata tantissimo. Oggi non è che non mangio, per l'amor di l'importante l'importante è non digiunare, altrimenti. No. Che ce la fa? Una bella insalatina, okay. Spuntino a metà pomeriggio, una bella spremuta d'arancia, perché poi fa, fa caldino. Non significa che ho qualche problema. No, vabbè, poi un nutrizionista saprebbe dire meglio di me. Sì, no, è l'approccio, ecco. L'approccio. No, la colpa si deve trasformare in un'azione costruttiva per se stessi. Quindi ragazza, domenica non fa niente. Poi tanto Sfoppa. Adesso mettiamo i giubbini. Si vede di meno. Vabbè, grazie mille. Grazie a te. Salutaci sempre Giovanni Leonardi. Assolutamente. Che ha detto che un giorno ci farà una sorpresa. Non l'aspettiamo. Noi continueremo a parlare di anoressia e bulimia nei prossimi giorni. Quindi prenotate le vostre domande sul nostro, sulla nostra pagina Facebook. Anche sul nostro account Instagram Teleclub Italia, mandateci direct, mandateci domande, mandateci messaggi e noi gireremo tutto alla nostra dottoressa. Noi ci fermiamo per una breve pausa e torna tra pochissimo Don Francesco Riccio e il suo ospite. Arrivederci a tutti, restate con noi. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more.